Siamo a 5:30! 5:30, signore! 5:30! Ci voglio più di mezz'ora per arrivare. La secca è laggiù, dove le onde si infrangono. Sì, me la vedo. 4:30! Qui è meno profondo! 4:30, signore! 4:30! Avanti! La carta dice che qui ci sono 3 fato. Bene, Johnny, controlla di nuovo! Quanti piedi fanno un fato? 6. 18 piedi per il passaggio. Sì, esatto. E la nave ne occupa 15. Ah, rimangono 3 piedi. E ho scordato di portare il mio salvagente. Sto arrivando, San Pietro. Siamo a 3:30! 3:30, signore! 3:30! Accidenti, quanto è vecchia quella carta! Fate attenzione, stiamo per attraversare il passaggio! Tutti ai propri posti! Qui siamo a 3! Prenda l'onda, signore, così la cavalcheremo. Stia tranquillo. Ci siamo, Johnny! Visto? Ce l'abbiamo fatta! Bel lavoro, signore! E non avevamo neanche un pollice di scatto! Non ci scommetterei! Ora prenda il timone! Sì, signore! Cinque e mezzo! Sempre più profondo! Sei in gamba, ragazzo! Ci siamo! Tutto a posto? Sì! Già! Io invece ho lo stomaco tutto sottosopra. Ah, sei sempre il solito. Non sarai mai un lupo di mare. Beh, non ci tengo a diventarlo. Dovreste mettere dei paraurti su questa barca. Ragazzi, ecco da bere. Finalmente. Era ora. Avevo una sete. No. Una alla volta, d'accordo? Guardate! Indigeni! Sono tantissimi! E quante donne? Edu! Edu! Che cosa significa? È un antico richiamo! Edu! È uno spettacolino niente male! Già! Non penserete che siano cannibali, vero? È per questo che ti abbiamo portato. La tua fortuna si è esaurita. Oh, non farlo più, lo sai che mi dà fastidio. Come si chiama questo posto? Probabilmente è una delle Isole Vergini. È un vero paradiso. Giusto. Vieni, finiscilo tu. Ehi, siete meravigliosi, sapete? Vi amo. Conosci anche tu le storie sui mari del sud? Prima o poi la nave finisce per imbattersi in una di queste stupende isolette e quasi sempre ti accolgono gli indigeni, gente semplice e spensiera. Sì, lo so. Vanno pazzi per il vino e le danze. Sì. Ehi, guarda! Ciao, bellezza! Hai impegni per stasera? Quanti saranno? Io vi regalo il mio cuore! Eccolo! Ciao, bellezza! Mi stavo dimenticando! Ehi, che cosa posso dargli? Ah, ecco! Ma che fai? Tenete! Tenete! Che belle ragazze! Ehi, ragazzi! Acqua di fuoco! Tenete! Johnny, hai visto? Sì. Laggiù. Dai, visto? Gettiamogli qualcos'altro. Sì. Oh, il mio cappello! Ma che cos'hai portato? Accidenti, quanta roba! Vuoi dargliela tutta? Sapete, a me le sveglie non sono mai piaciute. E tu cosa mi stai gettando?
quello. No, è quello. Sapete, era tanto tempo che volevo vi liberaste di questa roba. No, se fa, non te lo d'accordo, d'accordo? Io non si tocca, hai capito? Siete aver perso la testa. Ehi, Johnny, vedi quella ragazza laggiù? Dove? Ecco un regalo per te. No, fermati. Squalo! È bello grosso! Accidenti, è vero! È lì, davanti a noi! Che cosa facciamo? Prendi il fucile, sì! È là, lo vedete? Non devi mancarlo, eh? No, non sparargli! Coraggio, dammi una mano! Tieni forte questa! Eccolo laggiù! La pista è fatta! La presa! Attento! Oh, attento! Non tirate troppo, gli farete male! Liberato. State pronti, ragazzi! Qualunque cosa succeda, non tirate mai la fune! Sì, presto! Eccolo! È salvo! Piano, fa piano! Va meglio? Cos'è successo? Quando lo squalo ha preso l'esca, ti si è impigliato il piede nella fune e sei caduto in acqua. Come ho fatto a salvarmi? La corda si è rotta fra te e lo squalo, sembra sia stata tagliata. Già, sarà stato un indigeno. Un indigeno? Va, che la iaia? Ma Billy che chiamano? I pacanamayu kayu, baluba upakakele maya. O papabagele yaya, balubi mochiletini. Meneha o venete le meneha. Coraggio, tesoro. Continua. Bajo, bagele yaya, bapiki kameno, walulu vokakakakino. Mekekai mekeyewa, balubu mochiletene. Menehai banamalalamete. Iponakamayuma, balubu kakele. Niente male, eh? Perfetto, sono ancora ubriaco. Oh, avanti, sei solo stanco. Quello deve essere lo stregone del villaggio, dico bene, Matthew? Sicuramente, è proprio lui che nutre il vulcano. Nutre il vulcano? Certo, è così che fanno stare calmo il vulcano, lo nutrono. Gli offrono pesci? No, signore, al vulcano vengono offerte belle e giovanissime donne. È un invito a mangiare. Per me è un linguaggio troppo complicato. Chi ha una cannuccia? Eh?
Vorrei tanto sapere che roba è questa. Tu che sai sempre tutto, sai forse dirmi che cos'è? È pie. Pie? È pie. Questo pie non è affatto male, sapete? Io adoro il pie. Mia madre lo faceva sempre la domenica. Pie alle mele, al rabarbaro, rum al pie. Oh, sì, capisco quale pie. Anch'io lo adoro. Oh, è davvero buono! È davvero magnifica, Mac. Ciao, tesoro. Va uno, cane che gaia? Ane che camano? Noi due insieme? Sì che la yucania? Certo! Sai dirmi che cos'è? Quello è un polipo. Un polipo? Se qualcuno rovisterà nell'immondizia, quello sarò io. Sai una cosa? Ti seguirò. Matthew, perché si sono arrabbiati? Ha scelto la donna sbagliata, quella è la figlia del re. E che problema c'è? Il problema è che lei è sacra, è tabù. Che vuol dire? Vedi, in queste isole ci sono delle regole che vanno rispettate. Nessuno può toccare quella ragazza se non un principe indigeno. Sono molto rigidi. Beh, hai rischiato grosso, Johnny. Johnny, credo che tu sia l'unico che possa candidarsi a principe indigeno alle prossime elezioni nella lista del Partito Democratico. La forza! È incredibile l'effetto che hanno i tropici sul nostro Johnny. Vorrei lo stesso effetto su di me. È meglio tenerlo d'occhio. Mi sembra posseduto. È la notte del diavolo. Un lontano tam-tam ha rubato il caro Johnny. Non vorreste essere più giovani per provare quello che sta provando lui? Certo che vorrei. Non io. Non potrei dormire.
Avete visto l'espressione di Johnny mentre lo stregone faceva quei gesti? Che cos'è che ha fatto a cartocciare quella pianta in quel modo? Ci ha alitato sopra, amico. Adesso vedrai. Li vengo a prendere. Dove è finito Johnny? Non riesco a trovarlo, la sua cucetta è intatta. Ehi, Matthew, Johnny è a bordo? Si può sapere cosa succede? Cosa è successo? Johnny non è a bordo. Che cos'hai da sorridere? A dire il vero, ho fatto una lunga chiacchierata con Johnny. Ha deciso di restare nell'isola. Quando torneremo lo riprenderemo con noi. Sull'isola? Ah. Stai scherzando, vero? Johnny è qui sulla nave. No, non sto scherzando. E a dirla tutta credo sia stata un'ottima idea. Avrei dovuto fare lo stesso quando ero giovane.
Ma questo è ridicolo. Avanti, cosa aspetti? Torniamo indietro. Johnny non ne uscirà mai vivo. Quelli sono dei selvaggi. Coraggio, torniamo indietro. Non c'è più tempo da perdere. No, non si torna indietro. Proseguiamo con la nostra rotta. Meg, sei impazzito? No, non sono impazzito. Conosco Johnny più di quanto lo conosciate voi. Sappiate che sono d'accordo con lui al 100%. Ha fatto bene. Ha il mio assenso. Non dovete preoccuparvi per Johnny. Gli ho preparato un sacco con tutto ciò che può essergli utile. Ci ho infilato una bottiglia d'acqua, bicarbonato di sodio, ago, filo, degli stuzzicadenti, racchette da tennis, mazze da golf, una bottiglia di rum e anche un ukulele. Posso sapere che stai facendo? Così ti taglierai un dito. Come va, Oscar? Tutto bene, piccolino? Su, dammela. Poi vi insegnerò. Quando apparvero i pesci volanti, l'intero villaggio festeggiò per tutta la notte. Sapere cosa hai in mente? Accidenti, che belle rose! Chi le ha portate qui?
Noho Illalu. Non ti capisco, dolcezza. Noho Illalu. Oh, tu vuoi che io mi sieda? E va bene, obbedirò subito ai tuoi ordini. Riesco a capirti. Pani Kaua. Ah, vuoi che io lotti con te? Non certo in occasioni come questa. Pani, Pani. Ok, d'accordo, ma ricordati, è solo per finta. Anaho. Anaho ancora. Anaho di nuovo. Pare abbiamo visite. Su, bellezza. Dobbiamo scappare da qui. Ehi, ma cosa? Gente semplice e spensierata, che va pazza per il vino e le danze. Che significa? Luana Dampia Bataye. Ma non mi dire. Mana Kanata Oa. Dovrò consultarmi con il mio segretario prima di poterne discutere. Tu che ne dici? Luana Dampia Bataye. Stai parlando di Luana? Napala Nakatai. Pele Aloto. Continua. Kanatana. Sì. Luana. Sì, ho capito, Luana. Oi. Sì, il bastoncino bianco sono io. Kanaka. Kanaka. Luana gira intorno al villaggio e incontra Kanaka. Luana sposare. Luana deve sposare Kanaka. Akanai. Thank you.
facciamo adesso? È troppo ripido. Ehi, Ghialò! Andare con loro. L'uomo bianco vuole che tu stia qui con lui. Non capisci, Luana? Voglio che tu stia qui con me. Ti prego, ascoltami. Non andare, Luana. Namasa. Lasciatemi. No, Ayasama. In passa, Luano. Slegami i polsi! Sciogli la fune! Devo avere una canoa. Dimmi dove posso trovarla. Canoa, non capisci? Tabù. Oh, tabù, stupidaggini. Io devo avere una canoa. Una canoa. Tabù. Paua. Se mi trovi una canoa, ti do questo. Bello e soffice. Ti do anche questa. Luce. Tu fumi? Thank you.
non fa male. Ecco, tieni, prendilo. Te lo regalo. È tutto tuo. Ora trovami una canoa. Canoa, capito? Canoa. Me lo riprendo se non mi trovi una canoa. La voglio immediatamente. Mi trovi una canoa? D'accordo, tieni. Ecco. Bene, ottima idea. Grazie tante. Mettine un po' sulle spalle. Paradise, un'isoletta appartata dell'atollo di Lamia.
Kawa Noha. Cosa? Kawa Noha. Ho capito quello che intendi. Nostra casa. Nos casa. Nostra casa. Nostra casa. Bravissima. Inu. Au. Avadai. Inu. Casa. Inu. Oh, acqua. 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 Molto brava. Non cibo, è cibo. Cibo. Praticamente perfetto. Cibo. Cucui. Cucui. Noci di cocco. Ia, ia. Sì, mi sembra una buona idea. Facile. Wiki, wiki. Ci proverò. Sarai perduto. Ma oh, ma no, picchia. Vai, vai. Che fai? È buona. Vai, chiai. Cucù, vai a no fai. No, davvero. Vai, chiai. Ma chi è? Adoro questa vita, come adoro te. Oh. Ancora.
Baciami. Vuoi che io ti baci, vero? Scommetto che non l'avevi mai provato. Oh! Piove! Siamo come due rane in uno stagno. Non possiamo ripararci qui ogni volta che piove. Devo costruire una casa. Casa? Sì, un posto dove vivere, un riparo. Capisci? Dove dormire. Oh, sì, anche per questo. Adesso può anche piovere a dirotto. Allora, ti piace? Johnny! Finito casa, eh? No casa, castello! Ora tu guarda, avere grande posto dove tu dormire. No, non ho costruito la casa per la capra, ma per noi due. Ah, tu fare ogni cosa. Sì, sono molto bravo. Sei felice? Quando la nave ritornerà, ti porterò a casa con me. No, Johnny. No. Perché no? Un giorno, Pele chiamare. Io andare da lui. Io andare. Intendi dire il vulcano? Mm-hmm. Non ti lascerò andare. Tu adesso appartieni a me. Se io non stare, quando Pele chiama, poi Pele è arrabbiato. Anche tu. Il vulcano fa te maledizione. Anche tu muori. Oh, adesso stai esagerando. Io non ho paura di Pele e di cosa può scatenare la sua maledizione. Neanche tu devi avere paura. Ti farò conoscere la civiltà, Luwana.
Sappi che noi non abbiamo pazze e superstiziose credenze sui vulcani che si arrabbiano con le persone e le maledicono. Tu direi civiltà? Dove trovare? Ma no, non è un luogo. Lì succedono delle cose. Sì, le persone inventano qualcosa. Ti ho parlato della radio. Devi solo sederti, girare la manopola e all'improvviso nell'aria arriva il suono. Ovunque ti trovi. Non è incredibile? Ora guarda, ormai è quasi buio. Se fossimo a San Francisco, bingo, premerei il pulsante, luce. Oh, Johnny, io trovare buio tanto, tanto bello. Lo sai, tu fai sembrare la civiltà una cosa sciocca. Ma non è così, è fantastica. Aspetta di vederla. Strade con negozi, traffico e tantissime luci, gente che va a teatro, alberghi con stupende sale da bagno con le mattonelle, acqua calda che scorre fra il vapore, ristoranti in cui vengono servite pietanze favolose, feste, partite di football, balli, barche veloci, aerei che rombano nei cieli. Sì, Luana, la civiltà è... Sei dolcissima. Thank you.
Luana. Johnny! Luana! Cosa vogliono farti? Dimmi cosa vogliono farti! Io per loro ho fatto grande peccato. Loro darmi a pelle. Ah, tu non hai peccato. Io ti ho amato e tu mi hai amato. Che c'è di male? Ma io tabù per uomo bianco, Johnny. Questo non è giusto. Oh, che cosa ho scatenato. Tanto felice, Johnny. Io felice che tu portare via e noi vivere insieme. Io felice che tu baciato Luana. No. Io felice per ogni cosa. Non potere chiedere. Per favore, Luana. Niente altro. Niente altro da mia vita. Non credevo di riuscire ad amarti. Credevo che sarebbe stato solo per gioco. Ma io ti amo, Luana. Ti amo come non ho mai amato nessuno, più di quanto potrei mai amare. Grazie. Grazie molto, John. Paone! Paone! Cosa volete? Mi capisci? Cosa volete? No. Lasciate stare, no. Luana, vi darò tutto ciò che volete. Navi, coltelli, canoe, tutto, ma lasciatela andare. Vi prego, vi prego. Oh, noppa con noppa canoppa da pelle. Oh, noppa con nomba in popò. No, no, Aoli, Aoli. Cucu, iaia. A con noppa nampole felle. Oh, noppa ne che lepe. No. Con noppa. Oh, John. Essere terribile. Che c'è? Cosa c'è, Luana? Cosa ha detto? Lui dice: ora tu venire con me. Pele arrabbiato. Maledizione anche su di te. Lui dice che morire anche tu. Beh, allora se è così, noi due moriremo insieme. No, tu sbagliare. Io peccato. Il dio Pele arrabbiato con me. No, Pele non è un dio, Luana. È soltanto un buco nella terra. C'è solo un dio, Luana. Oddio, aiutaci. Devi aiutarci. E Pele. E Kalawiya. Padre nostro. E che Nava. Che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Devo baciarti, Luana. Su, cerca di avvicinarti. Oh, Johnny! No! No! No!
Basta, non sparare più, Matt. Vediamo che cosa succede. Vuoi stare zitto? Ecco, così starei molto meglio. Non devi muovere il braccio. Ti hanno fatto un bel buco, sai. Come stai, figliola? Johnny, morire. Oh, no, no, non c'è niente di cui preoccuparsi. In un paio di giorni tornerà come nuovo. Non capisci? Johnny, bene. Uno, due giorni. Ora capisci? Che stai facendo? Su, coraggio. Non c'è niente di cui aver paura. Avanti. Vieni sul ponte con me. Johnny sta bene, te l'assicuro. No. Come sta, Mac? È ancora febbricitante, ma se la caverà sicuramente. Beh, gente, qual è il verdetto? Lei viene con noi oppure rimane qui? Lontano dalla sua isola, non sopravviverà nemmeno un giorno. Sapete, una ragazza che ha vissuto di superstizioni per tutta la vita non può all'improvviso adattarsi alle nostre usanze. Oh, per l'amor del cielo, parli come una vecchia bigotta. Siamo nel 1932. È una ragazza forte, sono certo che non avrà problemi. Ti sbagli, Steve. Quel ragazzo ha passato tutta la sua vita in famiglia. Se arrivasse con una moglie indigena, sua madre ci rimarrebbe male. Giusto, l'est è est e l'ovest è l'ovest. I due poli non si incontreranno mai. Mac, e cosa dicono del nord e del sud? Ah, chiudi il becco. Oh, Johnny, a Pele non piacere che tu portare via me da lui. Lui cattivo, volere anche tua vita. Oh, tu devi restare qui. Io andare da Pele, lui perdona te. Se io andare, lui dimenticare tutto. Sì, Johnny. Acqua. 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 Sete. Acqua. Acqua. Cosa volete? Wake nomeno Luana me oi! Wake nomeno Luana! Luana!
Hanno che me la guaia! Cosa ha detto? Qualcosa sulla ragazza, ehi, Matthew. Senti cosa vuole. Sì, signore. Ea, i mochi mochi. Uè, chino, aio Luana, baluna me atawa kele nawa. Baluna, Luana, baluna, me akelele rebe, Luana. E il capo, il padre della ragazza, è venuto per lei. Beh, digli di scordarsela, la porteremo con noi. Amaka kaya, waka vahini. Ma mekeo, inawa umane mene mekele. Ha detto che la maledizione del vulcano è caduta su Johnny. E se la ragazza non andrà subito con loro, Johnny morirà. Va al tuo posto, cioè, brigati! Wow. Andate via! Andate! Io Luana Makele a Poisson! Via! Via! Mio padre ha ragione. Io andare, per favore. No, Luana. Ti porteremo lontano da qui. No. Io dovrei andare con mia gente. Nauka laobi aie! Pata nakele! Nakua! Adesso dire addio a Johnny. Non puoi. Non puoi fare questo. Rimani. Avessi abbastanza coraggio. Andiamocene via. Sì, andiamo. Ottima idea. Non si può fare più niente qui.